Signora. Signora, sono il commissario Montalbano, non abbia paura. Piacere, sono la signorina Angela Clemenza. Non ho timore, desidera qualcosa? Ma io non desidero niente, ma. Ma le pare il caso di andare in giro parata così a quest'ora di notte? È già stata fortunata che non l'abbiano derubata e gettata in un fosso. Venga che l'accompagno. Le ho già detto che non ho timore e non sono stanca. Venga, venga. Dove l'accompagno? Contrada Gelso, le dico io dove fermarsi. Ho finito tardi di lavorare. Giornata dura. A sinistra, per favore. Non è sempre così, però. Ecco, siamo arrivati. Accosti lì. Lei è una persona squisita, grazie.
7:30, Mimì. Mezz'ora, arrivavo io in commissariato. Siete tutti fuori. Mimì, la festa del patrono. Un morto. Ammazzato. No. Mimì, non lo so dov'è. E mandatemi una macchina. Sta già arrivando. Va bene. Va bene. Va bene. Va. Mimì, se non riagganci, come cazzo ci vengoli? Buongiorno, capo. Fazio. Vaffanculo. Agli ordini, capo. Chi hanno ammazzato, lo sai? Un professore di musica in pensione. Si chiama Corrado Militello. Abitava vicino alla stazione. Fazio, ci vogliamo andare alla stazione o no? Brutta giornata, eh? Cosa hai detto? Niente, niente. Il professore viveva solo, non si era mai sposato. Da quando era in pensione poi non usciva più neanche più di casa. La cameriera l'ha trovato così, la stessa che vive da 30 anni, e ci ha telefonato. La signora? Dov'è la signora? All'ospedale, poverina, si è sentita male. Dunque, la casa è fatta così, sopra ci sono due grandi stanze con una sala da bagno, sotto c'è la cucina, di questo grande salone studio dove hanno trovato ucciso il professore di musica. L'assassino ha voluto sadicamente spaventare il professore prima di ammazzarlo. Ha sparato prima al lampadario, alla libreria e al quadro. Ah, mi pare che sia una riproduzione del bacio di Velázquez. Aiez! E l'ultimo colpo l'ha riservato a lui. Un revolver. Non ci sono bossoli. Non mi soffermerei sul numero dei colpi. Sono stati 4, va bene. Ma uno ha beccato il busto di Wagner, che è di bronzo. Ha rimbalzato e ha beccato in fronte il professore, ammazzandolo. Può essere. Mimì, e cosa cazzo ne so io? Da cosa l'hai capito? Me l'ha detto il medico legale, il dottor Pasquano. È già venuto. Sì, ha anche detto di salutarla. E ha detto anche che il rapporto sarà pronto entro fine settimana. Una cosa interessante. La cameriera mi ha detto che il professore di musica stava strappando lettere e fotografie e le buttava qua dentro. Thank you.
trovato qualcosa, commissario. Mimì, occupati tu di tutto, che io ho da fare. E mi saluti il giudice quando arriva. E gli ordini, eh? E tu che cazzo ridi? Chiama la scientifica. Sono il commissario Montalbano. Commissario, che sorpresa! Mi accomodi. Questa casa è diventata grande per me da quando è morto mio fratello, in generale. Mi sono riservata alcune stanze qui al pian terreno per risparmiarmi la scala. Venga, si accomodi. Venga. Devo fare solo qualche domanda. Lei conosce il professor Corrado Militello? Da tanti anni. Io ne avevo 17 e lui uno più di me. È con grande dispiacere che sono costretto a darle una cattiva notizia. Ma la conosco già, commissario. Le ho sparato io. Ma perché? È una storia vecchia come il mondo, ma credo che si annoierà se gliela racconto. Le assicuro di no. Vede, dalla metà dell'Ottocento in poi, credo, la mia famiglia e quella di Corrado iniziarono ad odiarsi. Ci furono morti, duelli, feriti, un po' come i Capuleti e Montecchi, si ricorda? E invece io e Corrado, anziché odiarci, ci innamorammo. Romeo e Giulietta, appunto. E i nostri familiari, i miei e i suoi, stavolta alleati, ci separarono. Io finii dalle monache e lui in collegio. Pensi che mia madre, sul letto di morte, mi fece giurare che non avrei mai sposato Corrado. O lui o nessun altro, dissi a me stessa, e così fece lui. E per anni e anni ci siamo scritti, ci telefonavamo, facevamo in modo di incontrarci. Quando restammo solo noi due, gli unici superstiti della famiglia, convenimmo che sarebbe stato un po' ridicolo sposarci. Sì, va bene. Ma perché? 6 mesi fa mi fece una lunga telefonata. Mi disse che non ce la faceva più a rimanere da solo. Voleva sposarsi con una vedova, una sua lontana parente. Ma come? Dissi io. 3 anni fa lo trovavi ridicolo e adesso no. Capisco. Ma è per questo che lei... Ma vuole scherzare? Per me poteva sposarsi 100 volte. Il fatto è che lui mi telefonò il giorno dopo, dicendo che non aveva chiuso occhio tutta notte, si sentiva in colpa perché mi aveva mentito, perché non si sposava per paura della solitudine, ma perché di quella donna si era veramente innamorato. E allora lei capisce che a questo punto le cose cambiano. Sì, sì. Ma perché? Ma perché avevamo fatto un accordo, avevamo stipulato un patto. Noi, Angela, quanto segue. Chi di noi due si innamorerà di una terza persona pagherà con la vita il tradimento. Letto fermato sottoscritto. A letto? Tutto regolare, no? Se ne sarà scordato. Io no. E ieri mattina gli ho telefonato per rassicurarmi. Che fai? Gli ho chiesto. Sto stracciando le tue lettere, mi ha risposto. E allora io sono andata a rileggermi il patto. Ha gettato via l'arma? No.
Alla faccia della pistola tamburo. Perché? Mimì. Mi è risultato difficile colpirlo, sa. Non l'avevo mai fatto prima. Povero Corrado, si è preso un tale spavento. Le piace? Gliela regalo, tanto a me non serve più.